Al Music Corner questa settimana abbiamo il piacere e l'onore di avere un vecchio amico, Nino Bonocore. Grazie, applauso da solo, come sai il club qui è molto piccolo, servirebbe un po' di fumo, di whisky, di cose, però accontentiamoci, in fin dei conti, l'angolino più piccolo dove avete mai suonato, immagino. Ma poi con uno spettatore. Cioè, con uno spettatore, pubblico di massa. Senti, disco nuovo, sì, che abbiamo ascoltato, come si intitola il brano? D'ora in poi. Questa scelta del jazz è meravigliosa perché c'è così poca gente che canta canzoni nuove scritte in questo modo, che invece sono obiettivamente una delizia. Ma sai, io non farei tantissime distinzioni nei generi musicali, mi ha sempre dato un po' fastidio. Sì, nel senso, è il mestiere mio quello. Nel senso che io non riesco a scindere il jazz dal pop, dalla musica leggera, dalla classica addirittura. Io credo che la musica sia una,
sia unica soprattutto. Credo che vada, diciamo, divisa in bella e brutta, insomma, molto Che è la semplicisticamente. cosa migliore da fare, E certo. poi è innegabile che oggi con decontaminazione si rischia assolutamente di andare magari in territori che non hai mai esplorato. E per me è un gioco, diciamo, ma io mi diverto, Mi incuriosisce grazie come ci sei arrivato, cioè qual è stata la molla che ti ha fatto orientare verso questa cosa? Il jazz è sempre stato nelle tue corde, cioè a Dio. Sì. certe atmosfere, come dire, molto vellutate sono sempre state nel tuo Sì, è spirito. vero, credo che sia stato in parte anche dovuto al fatto che molti musicisti incontrati e poi scelti, in effetti venivano, avevano un'estrazione jazzistica, è stato quasi un passaggio obbligato, ma è stata più che altro una scoperta, anche un volere accettare una sfida se vogliamo, no? Perché poi io sono un autodidatta, per cui quando mi sono affacciato un po' in questo panorama musicale, per me era tutto bellissimo, tutto nuovo, tutto da scoprire. Conoscendo dei musicisti che ovviamente provenivano da altre estrazioni, per me è stata una cosa che mi ha incuriosito tantissimo. Quindi ben venga, cioè domani magari conoscerò musicisti che vengono da altre storie, da altra musica. Perché il nostro buon Nino Buonocore, nonostante voi l'abbiate sentito poco perché si è preso una certa pausa di tempo prima di tirare fuori questo disco nuovo, non è mai stato fermo. Anche come dire, nella gloriosa carriera da cantautore, le atmosfere, i suoni sono sempre cambiati. In fin dei conti, uno stile definito ce l'hai sicuramente come cantante, ma come autore spazi molto di più. Certo, ma sai, in effetti io ho sempre cantato le mie canzoni e difficilmente riesco a cantare le canzoni degli altri, perché credo che ci sia qualcosa che collega strettamente la mia vocalità a quello che scrivo. È chiaro che poi quando poi scrivi delle canzoni che hanno, come dire, una vocazione ad essere cantato un po' da tutti, no? Scrivimi come Rosà, insomma, Certo. queste canzoni qua, è chiaro che poi noto delle differenze e noto anche il fatto che in qualche rarissimo caso può succedere che qualcuno la faccia anche meglio di me. Vabbè, certo. Con l'estate verrà, finalmente sereno. Ci riscalderà il vento africano, gente antica del sud, venuta dal mare, che sa ancora cantare e sa fare l'amore. Il treno passerà tra distese di ulivi. Quando si fermerà, dormiremo vicini. Staremo a parlare di chi non sa dove andare, di chi non tornerà, no, non tornerà. Di quelle ferite che lasciano le parole, che qui non fanno male, perché le asciuga il sole, qui non ci fanno male.
parlare di chi non sa dove andare, di chi non tornerà, no, non tornerà. Di quelle ferite che lasciano le parole, e qui non fanno male, perché le asciuga il sole, qui non ci fanno male. Fantastico, sono contentissimo per vedere questa sera. Allora, stasera peraltro, perché giustamente al contrario di altri Music Corner che avevo girato di giorno con le luci, eccetera, questa atmosfera notturna ci serviva. Allora, dicevamo, il titolo del disco sì. È un titolo accidente. Impegnativo. Assai impegnativo. Ma sai, dopo 9 anni che stai zitto, giustamente, devi anche avere qualcosa di forte da dire. Sai, in questi... diciamo, gli ultimi 20 anni io mi sono accorto di una cosa, che la centralità dell'uomo si è persa completamente, cioè siamo un po' vittime di numeri, siamo un po' vittime di poteri che non hanno più né un volto né un nome, siamo un po' allo sbando. E in questo graduale, in questa graduale depressione, abbiamo finito per non ritrovare neanche noi stessi, cioè i rapporti, le cose semplici, proprio lo scambio di una sensazione, di un momento di emozione, li stiamo perdendo. E credo che sia un po' per colpa anche della televisione, tantissime altre cose, capito, che probabilmente, non lo so, ci limitano, oppure ci fanno stare soli, sempre più soli, cioè rendono la nostra solitudine quasi un'abitudine, ecco, dalla quale non riusciamo ad uscire. E io credo che un auspicio forte che in questo momento mi sento di dare è che dobbiamo un attimo uscire da noi stessi. Certo, che voglio dire, riuscire a farlo arrivare tramite le canzoni, tutto questo è difficilissimo, è difficilissimo. Una partitella. Però sai, io penso una cosa, cioè, la musica ha avuto sempre un grande ruolo nella nostra vita. Nella mia e nella tua in particolare. Ecco, perfetto. E allora, perché lasciar perdere anche una battaglia difficile da fare? No, io ci provo. Io volevo dirti quanto sei importante e che ora vivi dentro di me, ma tu stai dormendo, che ti sto vicino per accarezzarti e raggiungerti ovunque sei, ma si è fatto tardi, amore mio. Lo sai che il tempo non mi basta mai per parlare di noi. Amore mio, che dormi e che sorridi, volevo dirti che non so più stare senza di te e che non mi perderai, ma si è fatto tardi. Amore mio, lo sai che il tempo non mi basta mai per parlare di noi. Amore mio, che dormi e che sorridi, volevo dirti che non so più stare senza di te e che non mi perderai, ma se ho fatto tardi ormai. Un gioiello, vi ringrazio. Allora, è un disco che non dovete perdere, perché obiettivamente è uno dei dischi
più belli che ci sono in circolazione oggi ed è del nostro amico Nino Monogore. Grazie a voi, ragazzi. Ah. Ci siamo riusciti alla fine. Sembrava un'impresa titanica, guarda.